Andrea Pase, appena terminata, e in realtà non sono ancora dentro i lavoratori, l'assemblea Piaggio, ma qual è la situazione e quali sono gli interventi che ritenete di fare adesso? Ma intanto, come premessa, i lavoratori, le organizzazioni sindacali e i sindaci che sono oggi presenti qua, il sindaco di Albenga, di Villanova e di Finale, che ringraziamo perché, come dire, ci hanno messo la faccia a Roma e ci mettono la faccia anche oggi con i lavoratori, sono amareggiati e si sentono presi in giro da un'azienda che 48 ore dopo l'incontro al Ministero mette, diciamo così, sul piatto la possibile amministrazione straordinaria dell'azienda e soprattutto dal governo. Governo che non solo a voce ma anche per iscritto ci aveva garantito un percorso che potesse dare continuità a questa azienda, ma soprattutto ci aveva garantito nessun passo unilaterale da parte né del governo né dell'impresa. A sole 48 ore da quella garanzia, da quell'impegno, ci troviamo con una situazione che è totalmente diversa. E adesso ci sarà uno sciopero? Ma abbiamo fatto l'assemblea con i lavoratori, ci siamo confrontati, abbiamo discusso anche in maniera molto animata, perché qua ci sono in gioco 1200 posti di lavoro. L'assemblea ha deciso di fare una grande manifestazione nella giornata di lunedì, uno sciopero di 8 ore. Ci sarà una manifestazione nella città di Savona per far sentire la voce forte e chiara di quello che sta succedendo in questa provincia. Andremo ad incontrare, se sarà disponibile, il prefetto e chiederemo al prefetto un intervento immediato e sollecito al ministro Di Maio. Ministro Di Maio che, come dire, è l'istituzione che ci aveva garantito tutto questo e che si è poi, purtroppo, il risultato è quello di una bolla di sapone in queste ultime ore. Il territorio come sta rispondendo? Le istituzioni, la politica locale? Ma la politica locale, devo dire, le amministrazioni comunali stanno rispondendo bene. Noi ora faremo un'azione, diciamo così, di marketing in qualche modo dell'iniziativa delle lavoratrici e dei lavoratori. Auspichiamo e pensiamo, siamo certi che ci sia una risposta compatta di tutto il territorio, perché questo non è un problema solo di Piaggio e di Villanova, ma è un problema dell'intero territorio. Qua si mette a rischio, oltre che gli occupati di Piaggio, di Laer, quindi di Genova, di Villanova e di Albenga, si mette a rischio anche tutta la filiera della piccola e media impresa, dell'artigianato, del commercio. Quindi capiamo che le 8 ore di sciopero possono provocare anche qualche come dire, criticità alle persone che quel giorno andranno a lavorare, ma tutti devono essere compatti. Purtroppo notiamo una certa lontananza, una certa distanza della regione Liguria e del governo. Un'ultima domanda concreta, relativa ai propri lavoratori. Devono temere la chiusura dell'azienda, devono temere i licenziamenti, devono temere per il loro stipendio anche imminente, futuro? Ma sono le domande che noi vorremmo porre a questo punto direttamente al Ministro Di Maio. Direttamente al Ministro Di Maio perché è, come dire, il ministro del dicastero che deve decidere effettivamente se concedere l'amministrazione straordinaria, nominare i commissari o il commissario che poi dovrà traghettare l'azienda. Io spero, sono certo, per il prodotto, per le capacità di questa impresa, per l'innovazione, verso uno sviluppo. Ma bisogna stare sempre attenti, lo dimostrano queste ultime 72 ore. Eravamo, diciamo così, certi delle garanzie che il governo ci ha dato, siccome sono uomo di istituzioni e ci troviamo poche ore dopo invece con un pugno di mosche. Le ipotesi sono diverse, giusto, per il futuro. Una di queste potrebbe anche coinvolgere il governo direttamente, ne avete parlato anche al MISE, come il governo potrebbe intervenire direttamente Sì, all'interno di questo. il governo ci ha spiegato martedì, però qui siamo sulle supposizioni perché a questo punto logicamente ogni cosa che ci è stata detta potrebbe essere, diciamo così, riservare delle sorprese. Il governo ci ha assicurato che uno dei possibili percorsi per rilanciare l'azienda possa essere anche quello di un intervento pubblico, quindi un intervento del governo direttamente nella struttura societaria che oggi, come sappiamo, è al 100% di Mubadala, quindi del governo emiratino.